Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Spero si veda abbastanza bene perché, come vedete, ho cambiato postazione e quindi spero, ditemi voi com'è la questione, spero vada bene. Comunque oggi finalmente siamo qua per parlare, agendina, preferiti di agosto. Non ve li ho girati prima perché avevo girato, devo parlare piano, vi avevo girato i preferiti di luglio abbastanza tardi, di conseguenza non volevo mettervi due video dei preferiti troppo vicini. Comunque io durante il mese, come al solito, mi sono appuntata tutte le cose che mi sono piaciute durante questo mese, quindi partiamo subito, se no il video viene troppo lungo, e partiamo con il cibo. Allora, la prima cosa che mi sono innamorata, il salmone col pepe nero di Ikea. Ragazzi, è fantastico. Io non ho la scatola qua, ma voi andate all'IKEA, trovate dei trancetti così di salmone col pepe nero che sono la fine del mondo. La seconda cosa è questo nuovo latte che ho provato della Matt, agli anacardi, mandorle e nocciole. Questo qua. Anacardi, mandorle e nocciole bio ideale al naturale come bevanda fresca e dissetante. Io lo uso per fare porridge, pancakes. Anche bevuto così, secondo me, è molto buono, è senza glutine, senza lattosa, a basso contenuto di sale e cioè, tipo non c'era neanche lo zucchero. Esatto, acqua, frutta a guscio, anacardi, nocciole, mandorle, zucchero di canna. Eccolo qua, i miei top. Poi, ultimo cibo, la paprika. Ultimamente sto in fissa, questa è della Ducro, vi ho fatto anche una ricettina con questa paprika. Che a breve vedrete sul canale, io la adoro per aromatizzare qualsiasi cosa. Vabbè, passiamo ai prodotti beauty e ce ne ho tre questo mese da mostrarvi. Innanzitutto il bagno schiuma della Blutensart Schaum Douche, una crema doccia, fa tutta una spuma super mega favolosa. Questo qua è l'aroma di bisco bianco e burro di karité, dona un senso piacevole alla doccia, ragazzi, cioè... A parte il profumo che è assurdo, è tutto schiumoso ed è un toccasana meraviglioso, io lo adoro, il mio bagno schiuma in assoluto preferito. C'ho la scorta, lo trovano i miei in Trentino, se avete questa marca, prendetelo ragazzi, è il mio bagno schiuma preferito di sempre. Mentre ho dorato anche questo bagno schiuma, che è sicuramente più reperibile, che è l'I Love My Planet Gel Doccia Concentrato del Yves Rocher. Voi dite, ma con sto coso che ci fai? Ci faccio 40 docce con sto coso, perché è super mega concentrato. A parte questo, è al profumo di olive, ce l'ho anche al mango, che è assurdo. E si apre così, se non sbaglio, esatto. Ha un profumo meraviglioso. Voi lo mettete su una spugna, ma pochissimo, rega, una cosa invisibile vi fa una schiuma che ci lavate tutta la famiglia. Penso di avervelo anche già fatto vedere, già detto in un video. È meraviglioso, provatelo, prova per credere. Ultima cosa che mi sta salvando la vita nell'ultimo momento, esce acqua dappertutto, è lo scrub corpo organico al cocco dell'Anacomi. Questo me l'aveva omaggiato l'Anacomi, è con zucchero e cocco disidratato. Questo qua ve ne avevo parlato in un video proprio sull'Anacomi, che vi lascio qua. Ora è tutto liquido perché ovviamente il cocco, essendo un olio, quando fa caldo si scioglie. Ragazzi, uno scrub secondo me meraviglioso, scrubba molto bene ma senza essere aggressivo. Io la pelle un po' screpolata qua, io lo faccio quando vado sotto la doccia e subito dopo già la mia pelle è migliorata. A parte che ha un profumo al cocco, wow, che mi piace tantissimo, però davvero è meraviglioso. Uno scrub che scrubba ma non è aggressivo, ha un buon profumo, è un toccasana, sa di cocco, mi piace tantissimo. È anche bello pastoso, cremoso. Andiamo avanti. Parliamo di un attimo di cancelleria. Due cose da consigliarvi. Questi pennarelli della Mala. Trovate la scatola piena di pennarelli da Ikea, che costa davvero poco. Io li adoro per l'università. Ce ne sono tanti, costano davvero poco e funzionano benissimo. Ci sono di tutti i colori direttamente in una scatola da Ikea. Stupendi. E sto in fissa adesso con sto Stabilo Boss qua. Questo è di un rosso rosa, fucsia acceso. Mi piace tanto, infatti lo uso davvero con parsimonia perché ho paura che finisca e non si trova dappertutto questo colore. Io ve lo consiglio, vi aiuta a studiare. Beauty, qualche prodottino beauty. Acqua profumata Coconut Passion di Victoria's Secret. Io la trovo all'aeroporto Marconi di Bologna, che c'è il rivenditore, cioè c'è Victoria's Secret.
Ha un profumo al cocco e vaniglia fantastico, un'acqua profumata meravigliosa, resta un botto sul corpo. Io la uso tutti i giorni. Costa un pochino, è vero, ma è meravigliosa. Struccante occhi doppia azione della Niva, ideale per occhi sensibili, è vero, è agli estratti di fiordaliso. Come vedete è bifasico, dovete agitarlo. Poi lo aprite in questo modo, è molto comodo perché non esce troppo prodotto, non vi scivola dappertutto. Tipo quello di Sephora, a me non mi fa impazzire per il pack. Questo invece mi piace. Nuova confezione, nuova formula, bravi. Non mi brucia assolutamente e mi strucca tutto, top. Come sono top questi prodottini qua, questi illuminanti qua. Il Vivid Baked Highlighter della Makeup Revolution, nella colorazione Golden Lights. Ragazzi, è assurdo, ma vi ho già fatta una testa così negli ultimi video, quindi ve lo mostro, vi dico che è atroce, lo trovate da OVS per 4,90€. Fa una luce pazzesca, è quello che indosso in questo momento un po' dappertutto. Come mi piace un sacco da mettere sotto gli illuminanti come base, che poi vado a fissare con un ulteriore illuminante, la Wee Glow della NYX Professional Makeup. Questo è nella colorazione 09, è un illuminante a base rosata e si chiama Rayon de Lune. Questo qua, adoro, cremoso, super lucente, costa meno di 10€, quindi anche economico. Ci sono dentro ben 6,8 ml di prodotto. Mi piace un sacco, dà il triplo della luce al mio viso. Poi lo voglio provare anche da mischiare un po' col fondotinta. Adesso vediamo cosa viene fuori. Tinta della Minali numero 10 Adorable. Dopo un po' l'ho imparato a memoria, ragazzi. Anche di questa vi ho fatto una testa così. A parte l'applicatore, che secondo me preleva un po' troppo prodotto, ma è un nude rosato meraviglioso, mi dura, si asciuga molto velocemente, da questo effetto vellutato e rimpolpante le labbra, stupendo, è della Milani. Pack molto basic e lo sapete, la adoro ma continuo ad amarla, è la tinta che negli ultimi mesi sto usando di più in assoluto. E ultima cosa, Vice 4, riscoperta di questo colorino qui che avete visto, che ho usato anche nell'ultimo video del make-up per la scuola. Si chiama Friend ed è questo colorino rosato qua, stupendo per uniformare la palpebra, meraviglioso, vellutata al punto giusto, super soffice, mi piace molto la consistenza. Poi questa palette, a parte che ha uno specchio enorme e secondo me è veramente fantastica, e anche il pennello in dotazione mi piace molto. Il pack non ve lo sto manco a dire, che facciamo prima. Ah, comunque la Wee Wee Glow di NYX è quello che ho qui sotto insieme a un altro ombrettino di Urban Decay, però ci ho creato la base del mio ombretto. Andiamo avanti. Allora, film ne ho visti ben 3. Uno si chiama non mi ricordo, quello dell'autore giapponese, ve lo lascio scritto qui sotto, quello dell'autore giapponese che fa quei cartoni strani, di cui c'è anche La città incantata. Mi è piaciuto da matti, meraviglioso, io adoro quel genere di film. Ho visto una commedia, che anche di quella vi lascio il nome qua sotto perché non me la ricordo, cioè ora su Sky On Demand, il film peggiore di sempre, super mega brutto. Non mi sono piaciuti gli attori, non mi sono piaciute le scene dei film, non mi sono piaciute le battute, veramente squallido, non mi è piaciuto per niente, ragazzi, proprio mi sono anche addormentata, per dirvi, e mia mamma la pensa uguale, vi lascio qui sotto i nomi. E infine ho visto Uninvited, l'horror, l'avevo già visto, uno dei miei horror preferiti in assoluto di sempre, ragazzi dovete guardarlo, non ve lo spoilero, parla di questa ragazza un po' matta mentalmente, insomma, meraviglioso, dovete guardarlo. Musica novità. E poi abbiamo finito. Allora, partiamo con la musica. C'ho qua il computer. Allora, Tran Tran di Sfera. Forse ve l'ho già fatta sentire, ma sto in fissa. Chiedono come stai, chiedono come va. Mai, qua è sempre il solito tran. Non far finta. Chiudiamo qua. You Could Be, Rehab e Crepto. Non so chi sono, l'ho trovata per caso su YouTube, sto innamorata, ragazzi, la sentite sempre. La devo smettere con sto innamorata, l'ho detto 6 volte. Comunque ve la faccio sempre sentire su Instagram. Vi faccio sentire il beat.
Bitch. When you catch me, when I fall, I need someone to hold me. When you hold me, when I'm cold, help you. I'm sure something good, yeah. The conditions are good. If you let me show you everything, I can be your everything. Will you be my everything? Mi piace tantissimo. Due riscopertone, queste le ho sempre ascoltate, ma sono ritornata con la fissa. Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Mi dà una carica, ragazze, ma una carica pazzesca. Mi dà una carica. E infine Wish You Were Here dei Pink Floyd. Con la mia solita fortuna si era stoppato il video, spero se non è inquadrato come prima. Il motivo è questo: stavamo parlando delle novità del mese. Sono stata a Malta con i miei amici, ragazzi, è stato super super mega divertente. Forse così sono più centrata. Siamo stati insieme tantissimo, sono stata felicissima, prima vacanza con ragazzi e ragazze insieme, c'erano tutti i miei amici, tutte le mie amiche. Siamo andati a ballare, ci siamo divertiti, siamo andati a mangiare fuori, la spiaggia... siamo andati sempre in spiaggia, l'acqua era molto bella, abbiamo fatto un sacco di foto, un sacco di divertimento, insomma, indimenticabile, assolutamente. Sono stata a Milano, ho rivisto Camilla, che se ancora non avete visitato il suo profilo 21 Buttons, lei ha uno stile pazzesco, ve l'ho già detto nell'ultimo video, è qui sotto, mi raccomando andateci, ne vale la pena. E poi ho fatto una festa con degli amici a casa mia, eravamo tantissimi, ci siamo divertiti molto, abbiamo preso la pizza tutti insieme, è stato molto bello. E in quarto luogo sono venuti a trovare i parenti francesi. Abbiamo fatto una grigliata con i miei nonni, i miei zii, anche quello è stato super super bello. E, insomma, sono stati dei momenti belli da condividere con voi e da condividere con me stessa e con gli altri. E nulla ragazzi, questi erano i preferiti di agosto, io spero come al solito che vi siano piaciuti, vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!